Benvenuti e bentornati al nostro appuntamento domenicale di Opera Online. Come va la vostra pancia? Quanto le avete riempite? Io abbastanza. Tanti dolci natalizi e ancora molti avanzi che ci accompagneranno per i prossimi giorni. È l'ultima domenica di questo 2020, un anno particolare, ma un anno che vogliamo chiudere alla presenza di Dio. Perciò ancora una volta insieme apriamo i nostri cuori e adoriamo colui che ci ha accompagnato ogni singolo giorno di questo anno. Adoriamo insieme. Sei il fondamento, roccia su cui fermo sto, il resto passerà. Tutto col tempo cambia, ma noi speriamo sempre in te, nel tuo nome. Gesù, nel tuo nome. Sei il solo re per sempre, potente Dio, ti innalziamo. Tu sei il solo re per sempre tu, vittorioso sei. Tu sei il solo re per sempre, potente Dio, ti innalziamo. Tu sei il solo re per sempre tu, vittorioso sei. Senza sapienza e col tuo amore regnerai, ci inchineremo a te. Ogni aspettativa, speranza è ancorata in te, nel tuo nome. Gesù, nel tuo nome. Sei il solo re per sempre, potente Dio ti innalziamo. Tu sei il solo re per sempre tu, vittorioso sei. Tu sei il solo re per sempre, potente Dio ti innalziamo. Tu sei il solo re per sempre tu, vittorioso sei. Solo re per sempre tu, vittorioso sei. Tu sei il solo re per sempre, potente Dio ti innalziamo. Tu sei il solo re per sempre tu, vittorioso sei. Tu sei il solo re per sempre, potente Dio ti innalziamo. Tu sei il solo re per sempre tu. Vittorioso sei, tu sei il solo re per sempre, potente Dio ti innalziamo. Tu sei il solo re per sempre tu, vittorioso sei.
Quanto è bello cantare e stare insieme, non è vero? Abbiamo vissuto un anno molto particolare, di grande difficoltà, ma anche di grande unione, in cui eravamo tutti sulla stessa barca, non solo ad opera, ma anche insieme ad amici e chiese in tante parti dell'Italia. Oggi concluderemo l'anno ascoltando dal pastore Robbie Roberts, che è il presidente dell'Unione delle Chiese Bibliche Cristiane in Italia. Ho voluto invitare lui proprio per coltivare questo spirito di unione, di comunione, in cui guardiamo al prossimo anno insieme. Quindi do il benvenuto a Robbie in mezzo a noi. Ciao a tutti della Chiesa di Opera. Io mi chiamo Robbie Roberts e sono missionario in Italia insieme a mia moglie Rosa. Per 37 anni siamo stati coinvolti principalmente nel fondare delle chiese e discepolare i giovani leader. Da maggio sono il presidente di UCBC. È un grande privilegio di poter servire il Signore e di poter servire tutte le chiese di UCBC. Vorrei tanto incoraggiare le nostre chiese nella loro crescita individuale e di essere collegati in una network, una rete di chiese che si aiutano a vicenda per fare un cammino insieme. Non sono mai stato nella vostra chiesa, eppure ho sentito parlare di voi e ho conosciuto brevemente certi dei vostri leader responsabili. Ho sentito cose che mi incoraggiano. E un giorno, quando sarà possibile, vorrei venire a conoscervi meglio. Io mi chiedo cosa vorrei che le persone dicessero delle nostre chiese se hanno solamente sentito parlare delle chiese di UCBC. Per quale cosa vorremmo essere conosciuti? C'è abbastanza per quale cosa e quali valori vogliamo avere in comune. C'è abbastanza diversità fra le chiese di UCBC, ma quale valore e caratteristiche vorremmo avere in comune? Per rispondere ad alcune di queste domande, vorrei guardare insieme a voi oggi Colossesi, capitolo 1, da versetto 3 a 8. L'Apostolo Paolo ha ringraziato Dio per una chiesa che non aveva mai visitato personalmente, anche se aveva conosciuto qualche leader, ma la sua informazione era solo attraverso il sentito parlare. In questi versetti che adesso leggeremo, in Colossesi capitolo 1, dal versetto 3 a 8, l'Apostolo Paolo identifica quattro caratteristiche della Chiesa a Colosse che tutte le chiese di UCBC dovrebbero desiderare. Se volete aprire con me nelle vostre Bibbie o guardare sui vostri cellulari o tablet, da Colossesi capitolo 1, dal versetto 3. Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi. A causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Esso, cioè il Vangelo, è in mezzo a voi e nel mondo intero, porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi, dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità. Secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. La prima caratteristica che l'Apostolo Paolo ha menzionato, che vorremmo che caratterizzi anche le nostre chiese UCBC, è una fede personale in Cristo che è visibile a tutti. La fede in Cristo è personale. Ognuno deve credere proprio nel suo cuore per ricevere la salvezza da Dio.
Giovanni, il Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 47, dice: in verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Ci vuole questo tipo di fede, convinzione in Cristo, nella sua promessa. Se tu credi e riponi la tua fiducia in Lui, ti dona la vita eterna. Ma la fede sincera, che salva, produce anche cambiamenti visibili nella vita dell'individuo. La fede di Cristo trasforma il nostro carattere per assomigliare a Cristo. Cioè, per esempio, il frutto dello Spirito, Galati 5:22, che il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace e così via. E così tante caratteristiche che rappresentano il carattere di Cristo, che lo Spirito Santo vuole produrre in noi, trasformando la nostra vita. La fede in Cristo ci fa vivere anche con gioia in mezzo delle prove e difficoltà della vita. Ne abbiamo passato tanti in quest'anno, di prove e difficoltà, e stiamo passando ancora. Io voglio raccontarvi brevemente la testimonianza di una sorella della nostra chiesa che è conosciuta per la sua fede. Spesso le altre donne vanno da lei quando sono in ansia o sono giù di morale. Lei è sempre ferma e stabile nella sua piena fiducia in Dio, anche se da diversi anni lei e la sua famiglia affrontano delle circostanze veramente difficili. Un suo figlio è stato operato più volte sul cervello. Hanno dovuto chiudere, suo marito ha dovuto chiudere la sua attività e hanno avuto delle grandi difficoltà finanziarie. Suo marito ha un tipo di cancro che è ancora non attivo, ma e lei stessa ha avuto una serie di problemi di salute. È una serie di cose che sono abbastanza per abbattere e mettere giù qualsiasi persona. Invece, quando le persone si meravigliano della sua pace e gioia, lei dice: ringrazio Dio, perché oggi stiamo abbastanza bene, non ci manca nulla e i nostri figli e le loro famiglie stanno bene. Oggi sto bene e non devo pensare a domani, perché mio buon padre ci sta già pensando. A conoscere lei, non indovineresti mai che lei ha avuto così grandi difficoltà e prove nella sua vita. E questo ci porta alla seconda caratteristica della Chiesa di Colosse che Paolo menziona, è l'amore per tutti i santi. Quando crediamo in Cristo per la salvezza, lo Spirito Santo ci battezza nel corpo di Cristo e diventiamo i suoi figli e siamo membri l'uno degli altri. Quindi siamo uniti per via della salvezza. Abbiamo questa unità, ma vorremmo che questa unità diventa visibile per via del sincero amore fraterno nelle nostre chiese. Noi sappiamo che l'amore per tutti i santi è importante perché il Signore Gesù Cristo ci ha detto così quando ci ha dato il nuovo comandamento nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 34 e 35. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Allora, dobbiamo amarci a vicenda come Gesù ci ha amati. Non come il comandamento nell'Antico Testamento che ci parlava di amare gli altri come io amo me stesso o che amiamo noi stessi. Ma dobbiamo amare come Cristo ci ha amato. Lui ci ama più che noi riusciamo a amare noi stessi. Ci accetta più che noi accettiamo noi stessi. È proprio
una caratteristica che vogliamo avere in tutte le nostre chiese, questo amore gli uni verso gli altri, come Cristo ci ha amato. Tante volte questo amore si può vedere, si compia in delle atti pratiche, concrete, e tante volte dietro le quinte, dove nessuno lo fa, nessuno può sapere. E quindi tante volte sta succedendo sia nella tua chiesa che nella nostra chiesa degli atti che nessuno lo sa. Infatti una coppia voleva cominciare un'attività su internet con la e-commerce, però gli mancavano i soldi per comprare certe attrezzature del computer per fare quello che volevano fare, e mancavano soldi per prendere questo. Mi hanno raccontato che un giorno parlavano del loro piano del futuro con alcuni amici della chiesa. I loro amici erano entusiasti e hanno detto: non c'era bisogno di aspettare per cominciare, vi prestiamo noi i soldi e con calma, quando puoi, darci indietro i soldi. Io vi devo dire che la nuova attività sta andando alla grande, grazie dell'amore di altri credenti. E probabilmente pochi sanno, anche in quella chiesa dove è successo questo, a questa coppia, che è successo tutto questo, questo atto di amore fraterno verso di loro. C'è un'altra testimonianza di che aiuta a capire che questo amore è qualcosa che testimonia, è una testimonianza verso il mondo, che Dio ama le persone, come dice in Giovanni 17, e come dice che dimostra che noi siamo i suoi veri discepoli, che lo seguiamo, che lo amiamo. Anni fa, quando stavamo fondando una chiesa a Milano, una sera, fondando la chiesa Sadera a Milano, una giovane artista, una ragazza che studiava alla Brera, è venuta in chiesa un po' a caso. Era la sua prima volta in una chiesa evangelica. Era stato colpito perché tutti la salutavano e facevano sentire a suo agio. Poi è stato colpito dall'amore e dall'affetto genuino che esisteva fra tutti. Non c'erano i gruppetti, l'attenzione, la competizione, chi parlava male degli altri, a cui era molto abituato negli ambienti di cui frequentava. Lei è tornato in poco tempo. E in poco tempo, dopo aver frequentato, ha accettato Gesù come suo Salvatore e Signore. Dopo ha raccontato a mia moglie che era l'atmosfera dell'amore sincero che l'aveva convinto di ascoltare il Vangelo. Questo amore sincero è una delle armi più forti per la testimonianza che il Signore ci ha dato, che semplicemente, in modo pratico e concreto, ci amiamo a vicenda e che abbiamo un grande affetto l'uno per l'altro. Ma in Colossese, capitolo 1, veniamo alla terza caratteristica che l'Apostolo Paolo ha menzionato, che ha caratterizzato, già con tutti i problemi che ha dovuto affrontare in questa lettera ai Colossesi, però ha riconosciuto questo valore, questa caratteristica che anche noi, che non abbiamo chiese perfette, che sono un po' diverse l'una dall'altra, che vogliamo che caratterizzi la nostra chiesa: una fede visibile, un amore verso tutti i santi che dimostra questo amore fraterno pratico e concreto. E la terza caratteristica è la speranza viva di un futuro sicuro nella presenza di Dio che ci ha procurato Gesù Cristo.
è che la nostra speranza cambia la nostra prospettiva sulla vita. Probabilmente voi sapete come me che ci sono diverse interpretazioni degli ultimi tempi, di cosa succederà nel futuro. Anche fra le chiese UCBC abbiamo diverse opinioni, ma possiamo essere tutti d'accordo che Gesù un giorno ritornerà e staremo con Lui per tutta l'eternità. Primo Pietro, capitolo 1, versetto 3 a 5, mette in evidenza questa verità, che questa speranza è una certezza, è qualcosa di cui siamo sicuri, non è un magari, un forse, ma quando dici speranza è una certezza fondamentale, quanto la risurrezione di Gesù dalla morte è vero ed è che è successo realmente, quanto è vero la nostra certezza per un futuro sicuro nella presenza di Dio. Capitolo 1, versetto 3 della prima lettera di Pietro. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile, essa è conservata in cielo per voi che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Ha procurato Gesù attraverso la sua risurrezione. Siamo custoditi con questa viva certezza e speranza dalla potenza di Dio, che quando sarà manifestato Gesù, allora noi saremo completamente con Lui. Questa è una caratteristica che è basilare e fondamentale. Ma c'è un altro aspetto della speranza, quello del futuro, che ci rassicura, che ci dà forza per affrontare qualsiasi situazione, perché la nostra speranza ci dà una nuova prospettiva sulle nostre circostanze quotidiane, una nuova prospettiva sui nostri valori e le cose in cui dovremo investire il nostro tempo. Sempre in Colossesi, capitolo 3, dal versetto 1 a 3, l'Apostolo Paolo mette in evidenza questo cambiamento di prospettiva. Dal versetto 1 di capitolo 3 leggiamo: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, è un'espressione che intende una risposta positiva. Sì, siamo stati risuscitati con Cristo. Cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Cambia tutto il nostro valore. Non devo cercare tutto quello che è intorno a me, tutto quel successo come definisce questo mondo intorno a noi. Aspirate alle cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Siamo esortati nei Vangeli di non accumulare tesori sulla terra, ma in cielo. E poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio, quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Quindi, questa è quella promessa generale. Come tu pensi degli ultimi tempi, dell'escatologia, va bene. Io ho le mie convinzioni, magari tu hai altre, però possiamo essere d'accordo che Gesù sarà manifestato. Lo vedremo un giorno e quando lo vedremo saremo sempre con Lui nella sua gloria. E questa mi cambia tutto ciò che è importante nella mia vita e nella tua vita. Questo è un valore basilare come la fede, come l'amore,
Questa certezza di un futuro sicuro è una nuova prospettiva su come uso il mio tempo, le cose che sono importanti. Diventa molto più importante il tempo passato nella sua parola, nella preghiera, amare gli altri, servire gli altri. Questo diventa, diciamo, l'obiettivo principale della mia vita, perché è una speranza sicura. E nei momenti di prova eccezionale, la nostra speranza ci ricorda che Dio ha tutto sotto controllo. Anche una pandemia globale che stiamo ancora passando e non sappiamo come andrà a finire o quando finirà, sappiamo che Dio ha tutto sotto controllo. Lui è in grado di benedirci anche oggi. È in grado di proteggerci. È in grado di portare gloria al suo nome anche attraverso di noi. Sono cose meravigliose. È incredibile. La quarta caratteristica che tutte le chiese UCBC vorrebbero avere in comune è il vero Vangelo della grazia. Siamo tutti d'accordo che il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza e la crescita dei credenti. Il Vangelo è così semplice che i bambini molto giovani, 5, 6, 7 anni, o anche più giovani qualche volta, che possono capire e abbracciare per fede ed essere salvati. E allo stesso tempo questo stesso Vangelo è così profondo e importante che avremo tutta l'eternità per cominciare a comprendere e abbracciare la grandezza della grazia e della gloria del Signore nel suo Vangelo. Il Vangelo, questo Vangelo profondo, semplice ma profondo, viene espresso in 1 Corinzi 15, versetto 1 a 4. 1 Corinzi 15, versetto 1 a 4. Vi ricordi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture. Cristo è morto a posto mio, a posto tuo, ha preso su di sé, sul legno della croce, tutti i nostri peccati. Versetto 4. Che fu seppellito e che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, poi un sacco di testimoni oculari. Morì a mio posto, poi ha confermato la vittoria sul potere del peccato e sulla morte con la sua risurrezione. Poi, in Efesini capitolo 2, versetto 8 e 9, infatti la grazia che siete stati, infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, il dono di Dio. Il dono di Dio è la salvezza per la grazia. Questo è il dono che noi riceviamo mediante la fede. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. E poi, in Romani capitolo 10, versetto 9, dice: perché se con la bocca avrai confessato a Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato da morti, sarà salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. In versetto 13 dice: infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Se tu sei convinto fino in fondo che ciò che Cristo e Dio ha promesso lo può adempiere, e sei convinto fino in fondo e invochi il nome del Signore, perdonami, salvami, in quel momento sei salvato.
e ha ricevuto la vita eterna. Questo è la meraviglia del Vangelo. Ma in Colossese dice che in mezzo a noi e cresce, produce, porta frutto. Il frutto fra i credenti che produce il Vangelo è l'inizio di capire la grazia di Dio per noi e che dobbiamo dimostrare questa grazia agli altri. Io merito di pagare un'eternità lontana da Dio per tutti i peccati che ho commesso contro Dio. Invece ho ricevuto senza merito il suo perdono e un'eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile, custodito dalla sua potenza, che io sono assicurato dalla risurrezione di Gesù, che io sono nella sua presenza per tutta l'eternità. È un'enorme grazia che poi, quando qualcuno pecca contro di me, che non è giusto, che io lo tratto come non merita, estendi lo stesso perdono che ho ricevuto, perdono l'altra persona. E ci sono tanti modi in cui pian piano cominciamo a imparare a dimostrare questa stessa grazia, che il Vangelo può portare il suo frutto in ognuno di noi e che questo può caratterizzare le nostre chiese. Poi produce frutto in tutto il mondo perché la potenza del Vangelo è per la salvezza delle anime. E che noi stiamo pregando che anche in questo periodo che ci vediamo in modo virtuale, che il Signore può attirare le persone a questo meraviglioso Vangelo di grazia per la fede in Gesù. Io vorrei tanto che le chiese di UCBC saranno conosciuti per una fede in Cristo, una fede visibile a tutti, per un amore vero e pratico per tutti i santi, che dimostra al mondo che siamo i suoi veri discepoli, per una speranza sicura che cambia la nostra prospettiva sulla vita di oggi, e per il Vangelo vero e chiaro che fa crescere il credente e aggiunge tanti nuovi credenti dal mondo. Tu sei, per chi tu sei,
perché tu sei, sono amato da te, per quel che sono, per quel che sono, per quel che sono. Tu sei perfetto in quello che fai, sei perfetto in quello che fai, sei perfetto in quello che fai per noi. Sei perfetto in quello che fai, sei perfetto in quello che fai, sei perfetto in quello che fai per noi. Non ho parole per spiegare il tuo grande amore, e penso solo alla pace che ora e mi chiami Gesù, ancora mi chiami Gesù, ancora mi chiami al tuo grande amore, amore. Tu sei un buon padre, perché tu sei, perché tu sei, perché tu sei, sono amato da te, per quel che sono, per quel che sono, per quel che sono. Tu sei perfetto in quello che fai, sei perfetto in quello che fai, sei perfetto in quello che fai per noi. Sei perfetto in quello che fai, sei perfetto in quello che fai, sei perfetto in quello che fai per noi. Tu sei un buon padre, perché tu sei, perché tu sei, perché tu sei, sono amato da te, per quel che sono, per quel che sono. C'è un bellissimo brano al capitolo 12 della lettera ai Romani, un bel paragrafo dove la Chiesa, i credenti, vengono descritti come un corpo unico, dove ognuno è diverso ma unito agli altri. E ad ognuno Dio ha affidato una capacità, un dono, per poter servire la comunità, per poter servire gli altri. E in questo elenco di questi vari doni c'è anche scritto così, che chi dà, dia con semplicità. Ovvero che se siamo nella capacità di poter donare, probabilmente questa è una capacità che Dio ci ha affidato e che siamo invitati a mettere a servizio della comunità. E quindi se siete parte di Opera, vi invito a donare attraverso il link che potete trovare nella descrizione del video. Se invece non fate parte di Opera, fate parte di un'altra chiesa, vi invito comunque, così come ci invita Paolo in questa lettera, a donare nella chiesa della quale fate parte. Ringraziamo Roby per averci portato la parola quest'oggi. Siamo così felici di essere parte di una rete di chiese, chiese che sono diverse l'una dall'altra, ma che scelgono di essere unite nell'amore. E è così che vogliamo chiudere questo anno, ricordando a noi stessi che il vincolo perfetto è quello dell'amore, e con lo stesso entusiasmo poi prepararci per aprire il prossimo anno. Vi lascio quindi con le parole dell'Apostolo Paolo, che a proposito dell'amore diceva questo: l'amore sia senza ipocrisia, detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel renderlo gli uni agli altri. E così vogliamo fare, gli uni con gli altri, ma anche tra noi come chiese, coltivare una rete di amore. Che Dio vi benedica, buona domenica e buona settimana.